Sei stato puntato, ragazzo. Sei stato puntato qui su Bro Stars. Ti sono cascato effettivamente pure io, raga, questo ludopatia infernale di brawler, di punti stelle, di uova. E tra l'altro posso cogliere l'occasione per sfoggiare il mio sfondo. Cioè, non so se mi spiego, raga. Ora, a me viene spontaneo chiedervi lo sfondo urgentemente del vostro cellulare per vedere se in qualche modo c'è un'assonanza fra me, voi e tutti noi. Ma prima di sfoggiare, come sempre, in argomenti che alla fin fine non sono inerenti al video, comunque adesso che cosa andremo a fare? Andremo a fare delle partite perché io mi devo allenare. Perché effettivamente sono ancora un po' come un bimbo in fascia, capito? Non so effettivamente niente, se vogliamo. Non so quali brawler sono forti, non so quali modalità sono forti. Però ho sbloccato le classificate. Quindi prima di lasciarvi il contenuto io vi auguro una buona visione. E fatemi sapere se sono così tanto nabbo. E tra l'altro non so perché stavo utilizzando le cuffie, visto che effettivamente non c'ho niente da sentire. Però boh, sarà una abitudine. Allora, siamo dentro il videogioco più bello del mondo. Questo sarà da qui e fino alle prossime settimane, fino a che non mi stancherò ennesimamente di tutti i giochi Supercell. Però intanto ci siamo portati avanti. Abbiamo fatto un bel club. A me fa sempre dire sta roba. Non chiedete perché. Comunque, se volete entrare, ci facciamo insieme tutte queste cose di Godzilla. Perché boh, non so che cazzo servono. Però questo ci interessa relativamente. Adesso il mio brawler preferito attualmente è il primo. Non lo so, sarà perché mi ricorda il wrestling. Io amavo da piccolo il wrestling. Dovete sapere che è una mia passione di quando ero piccolo. E tra l'altro fa parte del trittico che ho portato al 9. Cioè Nita anche mi piace con questo orsetto. Ce l'ho pure nella mutazione che non so, non chiediamo. E anche Beryl, perché alla fin fine c'ho la skin. Mi viene quasi la voglia di calciarlo questo robottino del cazzo. Mi potreste dire, raga, quali sono i brawler più forti? Allora, io penso che l'unico che non vado a utilizzare per il momento, perché mi sembra un attimino inutile, è Poggio. Cioè, che cure basta, capito? Io voglio fare i danni come se non ci fosse un domani. Ma anzitutto facciamoci un game così vedete quanto sono diventato bravo in queste settimane di lavoro intenso prima di poter portare un contenuto decente. Ok, allora, quello che ho capito io è che queste casse servono come il pane, giusto? Quindi ci permettono di essere veramente molto più forti. Oh, ciao. Ehi, stai calmo, eh. Lo so che sei qua. No. Allora, riproviamoci adesso con la calma, eh. Ok, va bene. Oh, guarda che bello questo Rodolfo. Allora, si può dire che io sto incontrando una miriade di brawler che non so effettivamente che cosa facciano. Tipo, quel robottino lì che cosa fa? Allora, intanto tutti potenzi. Aspetta. Scappa un attimo. Potenzi di... Torniamo dopo, ci lavoriamo dopo, ok? Ehi, fuori dal mio territorio. Fuori, via. Ok, bello, mi piace. Ti pusho malissimo. Sto sbagliando relativamente qualcosa, riproviamo. Mi stanno andando i capelli davanti e non è bella questa cosa. Ok, perfetto. Allora, relativamente tutti i brawler di questa roba io già... Che fai? Questo è il mio territorio. Ehi, via! In quelle situazioni lì dove ci scontriamo con i bro, io non ci capisco nulla perché non so se sto facendo bene. Ehi, ragazzo, vai piano, eh. All'ultimo mi piace sua che ti scaraventi e in qualche modo sembra che lo stanni comunque. Ehi, va bene. Adesso 1v1 comunque sei più grosso tu, lo so, lo ammetto, ammetto la tua supremazia. Guarda com'è cattivo, ora che fa le emoji, lo faccio pure io. Tieni. Allora, che succede? Guarda che grosso... Aiuto? Ok. Allora, lui col... Vai! Sì! Questa è la tattica, questa è la parte, il tip party. Cioè, effettivamente ho trovato la mia tattica. Io non so se è un po' tossica sta situazione, però effettivamente è molto più grosso di me quel wrestler. E poi lui è un luciatore, è interessante la roba dei luciatori. Sapete che loro non si possono togliere la maschera, ma cioè in varie occasioni, tipo nel wrestling, no? Tipo sti luciatori c'hanno anche un consiglio per ste robe, capito? Roba da... No, non me lo dire. Ma perché lui ci aveva la vita in quel modo? Vogliamo fare a due? Proviamo a due e c'ho le missioni. Perché è quello che mi dà forza di portare avanti tutte queste robe, capito? Però allora, da quello che ho scoperto io, e ci sono arrivato, ogni brawler ha una soglia da poter usufruire, no? Lì si scontra. Dov'è il mio bro? Che fai, bro? Vieni, frate. Bello, ma che è imparentato. Sì, questa è la malattia di Marvel Snap, che adesso non li chiamo più schifo. No!
Queste sono le due modalità che sto facendo, ovvero la sopravvivenza solo e la sopravvivenza in due. Cioè, adesso che ho bloccato le classificate, ok, ma è tipo roba di ieri. Ma più che altro mi sto concentrando a fare tipo le missioni giornaliere, le robe settimanali. Non ho ancora preso il pass, io non so, non ci voglio buttare soldi anche su questo gioco, basta. Allora, bro, che facciamo? Ehi. Dai, non voglio camperà, dai, andiamo, vieni, andiamo, seguimi. Bro? Non viene, regà. Che fa? Perché così? Mi spiegate perché ci sono queste dinamiche? Mi fa l'occhiolino. Dici in continua... Ok, va bene. Andiamo, noi conquisteremo il mondo, ragazzo. Guarda che bella variante che c'ha. Ok, via. Ok, via. Perfetto. Perché gli sono tornati dei danni a quel ragazzo? Allora, non c'ho la mia ulti. Ragioniamo, capiamo. Ok. Refulati. Vedo la situazione un attimo e poi torno. Allora, lì c'è uno. Quello tira le bombe. Tutte e due. Però siamo rimasti in tre. Dov'è il terzo team? Io non vorrei che ci faccia l'assalto finale. Metti che pushiamo a loro. Vai un attimo. Vai. Ok, uno via. Quello è fatto, my man. Dov'è il ragazzo? Anzi, i ragazzi. Dove sono? Intanto ti fulli. Oh, comunque le munizioni a... Ma che fa quello? Frate? Ok. Vai, saccagniamoli di legnate, frate. Ecco. Lì! Regà, la splash di illuciatore mi fa impazzire ogni volta. 5 kill, tu una. Fratello, complimenti per la skin comunque. Guarda che c'ho anche il fischietto. Ne devo fare una. Oh, wow. Super raro, epico. Cos'è, una mutazione? Sì, dovrebbe essere una mutazione in tutto ciò. Brock spara un razzo in più col turbo razzi. Ma Brock non lo utilizzo mai, vogliamo provare? Eccolo qui il mio uomo. Allora, non voglio toccare le robe per farlo salire di livello perché, cioè, ho visto che già lui mi vuole un sacco per prenderlo e migliorarlo. Quindi facciamoci un game e basta. Dov'è? Ho sbagliato. Oh, 1000 monete, bello. Fammi vedere questo turbo razzo se può essere utile. Ok. Allora, tutti questi io li so, ma penso perché alla fin fine, siccome non lo utilizzo mai, cioè, c'è poca roba, capito? Su tutti i bot. Esistono i bot su sto gioco, però. Il bro questo vuole pushare. Vediamo quanto... Che distanza c'ha qui. Vabbè, ma fammi tirare un razzo prima o poi, no? Ok, lo prendo. Ok, via. Un altro. Boom, secco. Oh, comunque, sai che forse mezzo che mi piace? Porco... Oh! Vabbè, ma è all'11. Ma tira veramente dei missili che ti fa del male fisico. Fammi provare la ulti, non mi ricordo che cosa che facevo. Dove vanno? L'ho distrutto, l'ho arato. Sì dai raga, poi cambiamo brawler. Mi rendo conto che alla fin fine adesso, con un personaggio così scarso di soglia, trovi... Ah, fa danno ad aria. Mio uomo, 7 kill. Vabbè, non c'è di che vantarsi a questi livelli, posso dire. Infatti soglia 4. Ok, fatto. Io voglio provare la classificata qui. Voglio fare un game, visto che poi finisco tutti i potenziamenti giornalieri e mi dà anche un robo. Allora, fammi vedere. Cioè, sto capendo più o meno come funzionano queste robe. Io vado sempre di Luciador perché ovviamente è quello che mi ci trovo di più. Dai, sto nerdando molto di più con Luciador che con gli altri due. Anche se anche Beryl c'ha quelle sue cose che a me intrigano particolarmente. Allora, c'è quel maledetto, il terzo nostro ragazzo, che mi capita sempre Miara... Questo qui, quello col cappellino tipo cappello di paglia, ma al contrario. Miara quello e vorrei sbloccarlo perché... un dominio a questo. Va bene. No, mi fanno il culo. Calmo. Refullati. Con calma. No! Ciao. Oh, quel Sasquatch comunque ne sa, eh. Vabbè, ci stanno letteralmente arando. Perché sta roba? Ok, vai, provalo. Boom! Ok, prendete il dominio, ragazzi, vai! Ma sono già al 46%, regà, dobbiamo metterci lì e fare un fortino, cazzo. Ok, lui c'ha le... Lui diventa invisibile. Perché quello diventa invisibile? Oh! Vabbè, regà, ma è fortissimo. Vai! Bomba! Arrivo, buongiorno, ragazzi, buongiorno. No. Ok, vai. Vedi, alla fin fine, cioè, se mi capita con me, comunque fa sboccare. Vai! No. Vabbè, ma non gli caccio nulla. Ma basta. Sto venendo bullizzato ma malamente. Aspetta, proviamo a fare una roba. Sono lì, no? In predict. Le.
Le, Dio, non riesco a buttargli due robe. Ok, perso. Mi serve letteralmente del coaching su questo gioco, però ci stiamo lavorando. Allora, vogliamo cambiare? Nita, dai, Nita. Nita mi piace perché alla fin fine quell'orsetto con la mutazione ne prende due, però. Mi sembra di sì, fa spawnare il secondo orso. Foot Brawl, il nuovo FIFA 25. Vai, subito, dammi il pallone che ti faccio un cazzo di rogol. Levatevi, levatevi subito, quella è mia. Via, corri. No? Via, dai. Ho capito sta roba, che se tu gli dai la palla, alla fine lui l'attacco lo missa in qualche modo. No, non segnare, non segnare, non segnare, non segnare, non segnare, non segnare, no, 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 no. Via. Perfetto. Perfetto. No, gliel'ho data. Sono un coglione. Dammi il pallone, via, 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 via. Frate, mi hanno utilizzato tutte le ulti possibili e immaginabili del mondo. Oh, ma i miei bro vogliono fare qualcosa, oppure... No. Io non so se questo gioco vada giocato con i random, perché letteralmente certe volte, boh, sembra che fanno i cazzi suoi, cioè. Basta, si deve dire chi è più forte. Vai, Nita, con la mutazione. Vai, 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 spingi. Che poi, per carità, anche arrivare secondo o terzo, alla fine dà sempre coppe, è quello che mi sta interessando a me. Cioè, non è che mi interessa fare i devasti, cioè, quello sì, sempre, però con modestia. Allora, ok, l'ho hittato. Ok, ok, subito, subito, via, 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 levati, 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 ragazzo. Uno via, ok? E già una kit la sei portata a casa. Guarda, guarda che fa il dannato. Ehi, lasciami stare, eh. Fammi prendere le mie cose. Adesso vieni. Boom. Madonna. Boom. No, non ho visto la mia soglia. Ok, orsetto, dai, vieni, vieni con me. Guarda quella che si vuole potenziare. Perfetto. E liscio. Vieni qua. Vai, orso. No, mi ha fatto del male fisico. Ah, ma sono ancora 6 rimanenti, quindi io perché sto andando verso quello che comunque c'ha un range molto più elevato del mio? Ok, perfetto, qui si danno le mazzate. Tipo vado qui. Expect. No. No. Lasciatemi stare, lasciatemi fullare in santa pace. Ok, 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 ok. Ok, guarda come mi aspetta, guardalo, 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 guardalo. Via, me ne vado. Me ne vado via, me ne vado via, me ne vado via. Ok. Cos'era quel coso? Guarda che bella skin che c'è. Ehi, che fai? È quello. Ok, è quello lì che ho sbloccato mo. No, no, lasciami stare. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. L'abbiamo buttato via. Aia. Mi ha fatto del male. No, vedi, vedi, vedi sta roba. Vedi, io non riesco a giocare sti brawler così che fanno. Che lanciano le cose attraverso i muri. Cioè, gli fanno il cucchiaio, capito? Oh, alla fin fine, guardo, gioca ancora, non hai capito? Io devo vincere un game e basta, come primo. Ci posso rimanere male se non riesco a fare... Quella madonna, Dario. Mi sa che Dario è quello che io devo puntare per fare robe. Cioè, io voglio battere Dario, ok? Questa missione di oggi sarà battere Dario. Lì! No, lì! No, ok, perfetto, me lo prendo io questo. Lì. Riprendo, 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 riprendo. Via, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, siamo un bel po' potenti, no? Ok, prendi, prendi. Aspetta che c'è un altro che mi vuole fare la festa. Lì. Ok, perfetto, l'hai fissato. Lì. Va capito il range più che altro di ogni brawler. Vai. Ok, attenzione che c'è Dario, eccolo lì. Mi ha puntato. Arrivo. Dario. Dario, ma che cazzo fai? Ok, che mi dai qui? Ma queste qua sono utili, queste robe. A sto punto l'abbiamo giocato tutti, giochiamo questo. E alla fin fine, se vinco con questo, con il pallone d'oro della Champions, io non so quello che dire. Ovvero che forse ho sbagliato relativamente tutto dalla vita. Dovevo giocare sempre con lui. Allora, lui è ugualmente... C'ha un range molto basso, vero? Fammi vedere. Ok. Ma quanta vita c'ha quello? Mi ha puntato! Olè, perfetto. Aia. Le. Vieni qua, intanto questa è mia. Bello, quello se ne va. Ok. Quella è una botta, forse riesco. Forse riesco? Ok. No, no, lui non so come batterlo, onesto. Quello è immenso. Allora, ragioniamo. Ti ho visto che sei lì. Ti ho visto. Vediamo se lo hitto. Ok. Aia, 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 fa male. Hey! Ciume! Che fa sto robo? Vabbè, io nel dubbio lo tolgo. No, siamo io il bisonte. Ma no, regà, io come lo batto io a sto tizio? Come lo batto? Aiuto. Oddio, ma sai che forse... Ehi, vai piano. Lì! Sì! Regà, non ho capito niente, dovevo giocare Battlefield all'inizio. Lei, chi è sto tizio che mi vuole aggiungere? Vieni, accetta. Spero sia un amico. Ragazzi, come avete potuto...
Non voglio. Come avete potuto vedere, ho tanto da imparare. Guarda come rode, ho tanto da imparare se ancora su questo gioco. Però ci continuo a giocare ugualmente. Spero che questa mia dipendenza non vada oltre al mese di gioco. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Bella ragazzuoli.